È mai entrata una bicicletta a teatro? Mi fate piombare giù da qua? Ma che cazzo ne è rimasto se quando ti passano sopra? Guarda che roba. Tante questa caratteristica della resistenza insieme a quella dell'esplorazione. Ehi, fermi un attimo. Cosa diavolo ci faccio su un palco di un teatro con la mia bicicletta? Ora provo a spiegarvelo. In realtà, non so cosa mi sia venuto in mente. Sarà stato il lockdown, la lunga reclusione, la voglia di presentare il mio nuovo libro in un modo diverso e più sostenibile. Ma ad un certo punto, senza pensarci troppo, ho deciso di preparare le valigie, caricarle sulla mia bicicletta, salutare i miei colleghi, la mia famiglia e abbracciare le mie bambine, per poi mettermi in strada, verso sud. Un viaggio per presentare il mio libro nei festival, nei teatri e nelle librerie. Ma soprattutto, un viaggio per incontrare persone eccezionali. Amici, colleghi, ricercatori, scienziati, tecnici, innovatori, start-upper, ma anche grandi campioni dello sport. Uomini e donne che con la loro intelligenza, passione e perseveranza stanno cambiando il nostro paese. Da nord a sud, dalla Lombardia alla Sicilia, rendendo il nostro mondo giorno dopo giorno un po' più abitabile, grazie a scienza, tecnologia e scintille di creatività. Ho ripreso tutto con una piccola telecamera piazzata sul manubrio della mia bicicletta. E quello che state per vedere è il riconnettere di questo incredibile viaggio. Ma torniamo all'inizio. Torniamo a Milano, al piccolo teatro. Anzi no, iniziamo a pedalare. Allora, appena finito la performance al piccolo teatro. Adesso parto. In ritardo. Sono le 18.40. Devo partire alle 18.30, 10 minuti. E devo arrivare alla Casal Pusterlengo per le... prima che faccia buio, è impossibile, ma non volevo arrivare veramente a notte fonda, anche perché non conosco la strada e volevo un minimo essere sicuro. Che bellezza, ragazzi! Si parte! Discesa! Salita! Sto uscendo da Milano, raga. In salita le borse si fanno sentire, mannaggia la gravità, mannaggia. Ovest, est, sud. Adesso giro in giù e vado verso sud, e poi quella direzione non la mollo mai per 12 giorni. Sì, questa parte del viaggio era la più temuta, lo sapevo, il buio non è bello. Adesso sono 55 minuti che pedalo, quindi non tanto, ma è già buio, quindi sono le 8:15, 7:30, adesso guardo, sì, 7:35. purtroppo più si scende a sud e più il tramonto, poi col passare del tempo sarà sempre peggio, arriverà prima, quindi mi sto facendo la notturna. Non avrei voluto, perché non è bello, ma lo sto facendo. Ma in un'ora e mezza dovrei arrivare a Casal Pusterlengo. C'è la famosa casalinga, amica di tutti noi. E cazzo, non ho preso da mangiare. Vabbè, spero di trovare un panino da qualche parte, poi vado a dormire, perché domani mattina sveglia presto. Viva! Adesso è buio vero, ragazzi, però la goduria del vento in campagna non si può raccontare, nel buio, non si può. È una cosa che solo la bicicletta può regalarti. Wow! Wow! Cazzo, non mi sente nessuno. Guardate qua. Non so se vedete la luna là in fondo, dietro quell'albero. Sì! Andiamo a Lodi. Inizio a essere un po' stanchino. Sono a, ma ve lo dico,
45 km, ma il buio ti tiene allerta e quindi fai più fatica a guidare al buio. Ho sbagliato le luci, primo errore del viaggio, ma rimedierò. Però bellissime sensazioni, straordinarie, davvero incredibili. Sono un po' in ritardo, devo arrivare a casa del Pusterlengo in teoria alle 9, sono le 8:30, arriverò alle 9:30. Vabbè, l'Airbnb che ho prenotato mi aspetterà. Scusate, per Casal Pusterlengo, di qua? Grazie. Avanti 2-3 chilometri, dai che ci siamo raga. Lascio Zorlesco e mi dirigo verso Casal Pusterlengo, grandissimo gattino, ciao. Ecco, i gatti faccio il figo, non arrivo i cani. Andiamoci nel buio. Sono arrivato. Un minuto ragazzi, un minuto. Sì, sì, sì. Eccolo qua, arrivato. Io. Scusi, avevo un appuntamento, sono temporelli, con la bicicletta. Sì, sì. Che fatica ragazzi, che fatica di innovazione. Sono distrutto, sono le 21:54 e adesso vado a mangiare. Arriverò tardissimo, ma cosa va? Ho fame e quindi non posso che andare a mangiare. Spero di trovare un ristorante qui vicino. Viva, 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 viva. C'è festa! C'è festa! Dimmi caro! Sto riprendendo! Dai! Hola Chico! Sto facendo giro in bici! Sì? Dove vai? Sono vicino! No. Partito da? Milano. 3 ore fa. Ah, quindi dalla Milano sono andato in bici. Faccio ogni tappa, presento un libro, lo scritto. Ma dai, lo possiamo dire? Ti va? Ma non è che fine. Se possiamo seguire questo viaggio? Tempo. Tempo ma. Su Instagram. Te la chiedo. Tempo. Sono sul tacchi Pierina, lo vedrai. Come si è che faccio? Tempo Max. Tempo Max. Tempo Max. Max. A Tempo Max di Instagram e vedremo le sue tappe. La prossima è Piacenza, giusto? Domani mattina a Piacenza, domani sera a Bologna. Ah, Piacenza stasera e poi a Bologna. Mamma santa, beato te che ce la fai. Complimenti! E va bene, questa è l'Italia. Poca innovazione, tantissimo divertimento, bisogna dirlo. Viva!